Vuoi vincere Skin Pass Battaglia o un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? Molto semplice, basta iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un bel like e condividere il video con tutti quanti i tuoi amici e infine mandarmi la richiesta su un account dove faccio i regali. In questo modo appunto avrai delle possibilità di ricevere un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite e inoltre ricordo se vuoi anche supportarmi all'interno del negozio oggetti inserendo il mio codice creatore Daccini. Tutto quanto grande, tutto quanto piccolo e se ti va mandami la foto su Instagram così li andrò a ripostare. Ma prima di iniziare appunto regalare questa bellissima skin artigliere bruto ad un fortunato fra di voi che ovviamente è iscritto al canale con la campanella attiva, lasciate un bel like, non si perde mai nessun video che viene fatto qui all'interno del canale. Il fortunato si legge esattamente fra platino, quindi facciamo continua. Perfetto, non possiede la skin, mettiamo questa scatola regalo, vediamo un po' se arriva questa bellissima skin. Invio dei regali in corso e tutti quanti i regali sono stati consegnati, quindi spero ti diverto questa bellissima skin. Inoltre io che volevo anche supportarmi qua all'interno nei costi oggetti inserendo il mio codice creatore Daccini, mi raccomando riaggiornatelo perché altrimenti vi si toglie, quindi mi raccomando inseritelo e se vi va mandatemi la foto su Instagram oppure taggatemi così vi andrò a ripostare. Quindi grazie mille a chi lo andrà ad inserire. Facciamo accetta, spero che il regalo vi sia piaciuto, adesso vi lascio appunto al video. Benvenuti a tutti in questo nuovo video e beh sì, quest'oggi dovrò parlare della nuovissima Season 7 che si sta avvicinando sempre di più e nello specifico andrò proprio a vedere alcune nuove skin che secondo molti leaker arriveranno ufficialmente all'interno del pass battaglia della nuovissima stagione 7 di Fortnite. Però prima di cominciare col video vedere appunto nel dettaglio queste nuovissime skin che sono state però svelate l'altro giorno e che molto probabilmente arriveranno all'interno di questa stagione 7, mi raccomando vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale, iscrivetevi attivando la campanella, condividete con tutti quanti i vostri amici, almeno fate sapere anche a loro di tutte queste nuovissime skin che molto probabilmente Fortnite andrà a rilasciare all'interno nel prossimo pass battaglia della stagione 7. Quindi partiamo subito e come ben sapete ogni singola settimana ormai in questo mese di maggio Fortnite sta proprio andando a regalare a tutti quanti i possessori del Fortnite Crew, che sarebbe proprio l'abbonamento mensile, un bonus aggiuntivo. In genere questi bonus sono proprio delle schermate di caricamento che vengono date appunto ai possessori di questo abbonamento mensile. Infatti quest'oggi o meglio l'altro giorno è stata data la terza ricompensa bonus per questi possessori del Fortnite Crew e questa ricompensa che è proprio una schermata di caricamento secondo molti leaker potrebbe essere proprio il primissimo teaser della stagione 7 e adesso andremo anche a vedere nel dettaglio perché. Infatti innanzitutto vediamo subito questa nuovissima schermata che come già detto sicuramente tantissimi di voi almeno chi di voi è abbonato al Fortnite Crew avrà già ricevuto all'interno del proprio armadietto ed è una schermata anche molto interessante, un bonus comunque. Infatti questa schermata di caricamento appunto secondo molti leaker dovrebbe essere proprio il primissimo teaser della stagione 7 di Fortnite, perché come ci va a scrivere proprio il leaker Ibex, quindi un leaker molto molto famoso, ci va a scrivere questo deve essere un teaser per le cose in arrivo o per la stagione 7 di Fortnite, anche per quelle skin e per quei veicoli. Non hanno mai disegnato cose così inedite senza motivo, quindi molto probabilmente visto che questa schermata di caricamento è così inedita, così ben disegnata e tutto quanto il resto dovrebbe proprio non essere una schermata di caricamento normale ma bensì qualcosa che vedremo arrivare nella prossima season. Infatti in questa schermata di caricamento possiamo vedere soprattutto delle nuovissime skin che non abbiamo mai visto qui all'interno di Fortnite. Andiamo subito a vederle. Queste skin ce le va anche a riportare questo leaker che è proprio Scina BR e andiamole subito a visionare. Quindi questo link ci fa scrivere proprio in questo tweet: ci sono molte skin sconosciute sullo sfondo della schermata di caricamento. Sono possibili skin della stagione 7? Infatti abbiamo un sacco di nuove skin in questa schermata. Abbiamo quella a sinistra, questa qua verde, che è molto molto interessante come skin. Poi abbiamo anche questa qui alla destra, che è sempre praticamente su questa moto. Poi abbiamo anche quest'altra skin che vedete in questo momento a schermo, sto zoomando in questo momento. E poi abbiamo anche quest'altra che ci viene mostrata in alto a tutto. Quindi sono ben 4 nuove skin che potrebbero proprio far parte del pass battaglia della prossima stagione, visto che questo secondo molti potrebbe essere proprio il primo teaser della season 7. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste skin, perché già nei precedenti giorni vi andrò a mostrare altre skin concept che Fortnite è andata proprio a mostrare tramite un sondaggio e magari queste skin potrebbero appunto far parte di quelle e comunque sono delle skin
cose molto molto interessanti svelate tramite questa schermata di caricamento. Comunque, tramite questa schermata di caricamento non ci vengono mostrate solamente queste skin, perché possiamo anche vedere queste nuove skin, questi nuovi personaggi stanno tutti quanti sopra una specie di moto, una specie di veicolo. Infatti, secondo molte persone, questo veicolo potrebbe essere una nuova moto, qualcosa del genere, che verrà inserito all'interno della prossima season. Ovviamente ci starebbe molto come nuovo veicolo, perché già ci sono tantissimi veicoli qui all'interno di Fortnite, e questo veicolo potrebbe proprio starci. Secondo tantissime persone, o comunque secondo molti leaker, potrebbe la prossima season, anche vedendo questa schermata di caricamento, potrebbe essere una season a tema futuristico, perché appunto, se vedete, queste skin sono in un ambiente sicuramente molto futuristico, stanno guidando delle moto volanti, qualcosa del genere. E comunque da questa schermata si può benissimo capire che la prossima stagione potrebbe, dico potrebbe, noi siamo ancora sicurissimi, avere un tema futuristico. Ci potrebbe stare, anche se già nella stagione 9 abbiamo visto un tema futuristico, però comunque ci potrebbe stare, a parer mio, vedere questa sorta di tema all'interno della prossima stagione di Fortnite. Comunque fatemi sapere qui sotto i commenti, secondo voi, se queste skin faranno parte del pass battaglia, come secondo molti leaker stanno ipotizzando nelle ultime ore e negli ultimi giorni. Comunque fatemi sapere se voi avete ricevuto questa nuovissima schermata di caricamento, che ricordo appunto l'andranno a ricevere i possessori della crew di maggio, quindi del pacchetto mensile di maggio. Andiamo anche a leggere la descrizione che ci siamo dimenticati di leggere, e ci va proprio a scrivere questo: carica coccolosa, schermata di caricamento bonus della crew di maggio, una battaglia furiosa per tornare a casa, gravati da un inestimabile segreto. Quindi, come già detto, a parer mio questa schermata va proprio a centrare con la prossima season, ma comunque quel che stanno dicendo tantissime persone. Quindi comunque questo è il primissimo teaser della stagione 7 di Fortnite. Quindi questo è tutto inerente a queste nuovissime skin, appunto, che potrebbero arrivare all'interno del prossimo pass battaglia, visto che sono skin inedite mai viste ancora qui all'interno di Fortnite. Fatemi sapere anche cosa ne pensate un possibile arrivo delle moto, come ci vengono anche mostrate all'interno di questo teaser, questa schermata di caricamento. Comunque, per mio, se ci sarà un tema futuristico nella prossima stagione, le moto volanti, le moto in questo modo che stiamo vedendo appunto in questa schermata, si potrebbero stare davvero benissimo. Quindi questo è tutto, ovviamente quando ci saranno maggiori informazioni vi porterò un altro video qui all'interno del canale, perché prossima settimana dovremo anche ricevere un'altra schermata di caricamento bonus per l'ultima settimana di maggio, ovviamente che andranno sempre a ricevere i possessori del pacchetto crew di maggio, e magari lì potremo anche scoprire altre skin che forse vedremo arrivare nel prossimo pass battaglia. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato d'aiuto. Se così, mi raccomando, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale, iscrivetevi attivando la campanella per non perdervi mai questi tipi di video, condividete con tutti quanti i vostri amici, almeno fate sapere anche a loro di tutte quante queste nuovissime skin svelate tramite questo primo teaser della stagione 7, e noi ci vediamo ad un prossimo video, a una prossima live.